Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Siamo qui oggi con la principessa sul pisello, benvenuta. Grazie. Posso chiamarti sul pisello? Non è il mio nome. Ah, oddio, ho fatto una gaffe? Sì. Perdonami, scusami. La principessa è qui con noi per raccontarci la storia di una vita che a causa di un piccolissimo pisello ha cambiato completamente volto. Come stai? Come ti senti? Allora, grazie. Purtroppo dopo quella notte al castello ho cominciato a soffrire di una grave patologia che mi impedisce di svolgere ogni giorno molti gesti quotidiani. Ad esempio, non sono più in grado di baciarmi la scapola. Non riesco più a toccarmi il lobo destro con l'alluce del piede sinistro. Non posso più avere figli, non posso più vestirmi di verde, non posso più dormire su di un letto senza prima smontarlo per controllare se sotto c'è un pisello. Non riesco più a sentire dall'orecchio destro. Ma tutto questo a causa del pisello? Tutti mi chiamano la principessa sul pisello, senza mai specificare che si tratta del pisello nel senso del legume, alimentando questo equivoco insopportabile che mi ha fatto perdere la vista dall'occhio sinistro. Ma è una catastrofe. Allora io voglio parlare a tutte le donne sotto i cui materassi hanno messo un pisello. Immagino che siano Non siete sole. Saranno. Se mi permetti, io voglio parlare anche alla bambina che sono stata. Ehi, un giorno ti metteranno un pisello sotto il tuo materasso, soltanto per toglierti il sorriso, ma tu continuerai a sorridere anche se quel piccolissimo pisello dovesse provocarti degli effetti irreversibili sul tuo apparato respiratorio. Ma lei è sicura che era solo un pisello? È il patriarcato, piccola mia, che ci mette i piselli sotto i materassi, ma noi li taglieremo. Ma cosa? Scusa? I baccelli che contengono i piselli, che ci vogliono togliere il sorriso, la parola, perché siamo donne. E la nostra libertà la dobbiamo pagare dormendo su 20 materassi con sotto un pisello che ci devasta il cuore. Grazie principessa per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie, grazie mille. Una storia drammatica. La TV del dolore, ma purtroppo noi siamo in servizio pubblico e dobbiamo anche approfondire questi argomenti, raccontare queste storie tragiche. Signor